Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bass. Oggi proviamo questo preamplificatore della Fishman, preamplificatore per pick-up piezo, quindi con ingresso ad alta impedenza. È il Fishman Platinum Stage Analog Preamplification, quindi è analogico, adatto sia per basso che per chitarra, infatti ha il selettore che adesso abbiamo messo su basso. Questo selettore cambia le impostazioni dell'equalizzatore che vediamo qui davanti. Infatti, oltre al volume, qui davanti abbiamo un equalizzatore fatto di bassi, alti e medi parametrici. Da questo lato abbiamo invece un booster che si attiva con questo tasto e si regola col potenziometro che permette di aumentare il segnale di più 12 decibel, utile in caso di assolo. Poi abbiamo l'inversione di fase, il selettore pre-post equalizzazione per la line out. Da quest'altro lato abbiamo il filtro passa alto, cioè un filtro che taglia i bassi, che come vedete ha tre posizioni, 40, 80 e 160 Hz. E per noi bassisti sicuramente l'utilizzo normale sarà a 40 Hz. Potremmo utilizzare la posizione su 80 Hz in caso di rimbombi o risonanze particolari che si possono verificare dal vivo. La posizione 160 Hz per il basso è sicuramente sconsigliata perché andrebbe ad asciugare troppo il nostro suono. Può essere utile forse in certi casi per una chitarra. Abbiamo poi questo trim che è un attenuatore che è utile in particolar modo per l'uscita bilanciata, che vedremo tra poco, perché il volume che vediamo sulla parte anteriore non agisce su quella, ma agisce solamente sulla uscita output a jack che è pensata per l'amplificatore. Quindi questo trim è un attenuatore che serve più che altro per l'uscita bilanciata. Da quest'altro lato abbiamo invece tutti gli ingressi e le uscite. Come vedete, abbiamo l'ingresso input dove attaccheremo il nostro strumento. Abbiamo un'uscita jack linea, che è un'uscita che possiamo mandare all'amplificatore. Abbiamo l'attacco dell'alimentatore 9 V, lo sportellino dove metteremo la pila, se vogliamo farlo andare a pila, sempre una pila 9 V, e quindi l'uscita della DI, un'uscita bilanciata Canon, che funge anche da alimentazione, perché il nostro Fishman può funzionare anche con l'alimentazione Phantom 48 V che noi attiveremo dal mixer. Ora, questo Fishman è soprattutto utile per entrare direttamente in un mixer o in una cassa amplificata, cioè laddove abbiamo bisogno di trattare il nostro segnale del pick-up, abbiamo bisogno di un ingresso ad alta impedenza e possibilità di regolazione, di equalizzazione, eccetera. Volendo si può attaccare anche prima di un amplificatore, anche se normalmente un buon amplificatore ha sia l'ingresso ad alta impedenza che abbondanti possibilità di equalizzazione. Inoltre si può utilizzare per registrare. Infatti subito dopo questa presentazione potrete sentire una registrazione presa direttamente dalla line out del Fishman, al quale ho collegato il mio contrabbasso col pickup Underwood. E sentirete proprio il suono puro senza intervento dell'equalizzatore. Di seguito vi farò sentire per un confronto sempre il suono del mio contrabbasso col pickup Underwood collegato però alla line out del Galli & Krüger 200 mb, la seconda serie, che secondo me è uno degli amplificatori con la migliore line out in assoluto. Quindi dal vostro Mr. Sunny Bass un buon ascolto e alla prossima!